Il nostro appuntamento di oggi, come sempre, con gli ospiti che si collegano con me in Invest in Town, nello specifico manager in office, infatti, tra le altre cose, parliamo proprio di aziende. Allora, dovrebbe, disperiamo, essere con noi Raffaele. Ciao Raffaele, ci sei? Ci sono. Ciao. Bene, ciao Raffaele Bocchetti. Tu sei di TSS, azienda che si occupa di formazione, in questo caso alle aziende, di corsi che servono, tra l'altro, il tema è quello del lavoro, anche per o specializzarsi o trovare la strada giusta nel proprio settore, oppure essere un minimo ambiziosi. Alle volte c'è chi vorrebbe cambiare lavoro, chi fare un percorso diverso, e è difficile perché magari crede di non avere le competenze necessarie e si autofrena, vero? Invece con te potremmo trovare la soluzione. Certo. Allora, innanzitutto l'ambizione mi viene da dire anche da parte degli imprenditori, che giustamente vogliono sempre crescere con le loro aziende e quindi formare o riformare i propri dipendenti per migliorare quello che è un po' l'aspetto anche aziendale. Noi siamo una società di servizi attiva dal 2009, siamo accreditati in Regione Lombardia per la formazione e la consulenza in area risorse umane. E da circa 10 anni offriamo proprio questi percorsi specifici a tutte le aziende del territorio, quindi offriamo sia l'attività di selezione del personale sia delle soluzioni di finanziamento rivolte proprio alla formazione in azienda, che consente alle persone, in pratica dipendenti, di ottenere un bagaglio di competenze specifico in differenti aree come l'area marketing e vendita, ecco, il team building, sì, ne sono vari, la sicurezza, le lingue, la business innovation, l'area amministrativa e contabile. Che tipo di corsi, appunto, c'è? Se volessimo essere un attimino più specifici, no? Quali sono i corsi che erogate per le aziende e i loro dipendenti, naturalmente, o collaboratori? Sì, allora, ti ripeto, in quest'ultimo periodo c'è stato molto richiesto, diciamo, tutto il tema dello smart working, quindi come organizzare la propria azienda, le proprie prassi, le proprie procedure rispetto alla gestione dello smart working. Funzionano tantissimo anche corsi di digital marketing e di email marketing, quindi per tutte le imprese che vogliono sviluppare la loro presenza sui vari canali pubblicitari. E poi un corso che non tramonta mai, il corso di team building e di tecniche di comunicazione efficace. Ecco, se vogliamo parlare a questo punto di, come hai detto tu, smart working, di innovazione, di tecnologie, perché il mondo del lavoro effettivamente sta cambiando in quest'ultimo periodo. Sì. Alle aziende TSS, per quelli che scelgono i vostri servizi, quali sono i plus che portate? Qual è l'innovazione che si acquisisce per i dipendenti o le aziende stesse? Allora, diciamo che la nostra innovazione parte proprio dal presupposto di un costante aggiornamento che noi in TSS svolgiamo quotidianamente in merito alle opportunità che ci sono rispetto appunto al finanziamento delle azioni formative aziendali. Noi siamo in grado di proporre, penso alle aziende, un pacchetto che include a costo proprio zero la partecipazione, la presentazione di progetti formativi, la gestione di tutta la parte della formazione e anche la rendicontazione. L'altra innovazione ovviamente è che questi corsi possono essere tenuti sia in modalità e-learning sia in modalità residenziale. Certo. In pratica è una formazione che è molto aggiornata anche rispetto sia alle potenzialità che queste aziende hanno di non pagare, non sostenere dei costi, sia aggiornata da un punto di vista di diciamo di competenze innovative da apportare all'interno delle imprese. Secondo te, questa è una domanda, se vogliamo, che deve essere un minimo provocatoria, ma quali sono le competenze, le formazioni che non devono mancare in un'azienda per il buon funzionamento della stessa? Quali sono anche, se vogliamo, le figure cardine? Certo, sicuramente ti posso parlare dell'area che coordino io, l'area marketing è fondamentale. Oggi se non hai marketing e non hai un team di marketing affiatato, l'azienda rischia di non vendere e quindi di subire dei cali visto sia il fatturato. Serve tanto anche una figura di leadership, cioè dei vari leader all'interno delle varie, diciamo, dei vari dipartimenti che possono costituire un'impresa. Quindi sicuramente anche la leadership è una delle tematiche più importanti. Non sottovalutiamo le lingue anche, che sono quella competenza base che può consentire alle imprese di interfacciarsi anche con altri mercati. Certo.
Beh, Raffaele, grazie sicuramente anche per questa chiacchierata illuminante, sì, insomma, questo pomeriggio insieme. Target Services Solution, che poi naturalmente TSS è l'acronimo, questo è il nome esteso, si trova a Brescia, Varese, Milano, Bergamo, con diverse sedi, ma per qualunque informazione potete visitare il sito targetsolution.it, corretto? Corretto, correttissimo. Allora grazie, insomma, grazie anche per questa chiacchierata insieme e alla prossima, perché secondo me grazie ci sentiremo ancora. Grazie, ciao, a presto, ciao ciao. Radio Millennium.